Allora, quindi si chiede di parlare e spiegare il percorso, diciamo, delle mie opere. Io mi definisco sempre più un designer, dilettante sicuramente, perché mi diverto a costruire, soprattutto a dare una seconda vita agli oggetti, se possibile recupero. E l'altra cosa che mi piace fare è cambiare la destinazione di uso, diciamo, un termine vecchio, che è una cosa che è nata per uno scopo, farla diventare di un altro. Per carità. In tutto questo nella vita ho anche disegnato, non mi sono sempre molto applicato, però qualche cosa ho fatto. Qui trovate due opere, diciamo, mi pesa di opera, a me non mi piace l'idea, non mi sento di dire, che sono praticamente camicie immerse nella vernice, quella lì murale, arricchita di colla, eccetera, eccetera, e praticamente le camicie acquistano questa forma rigida. Non è un'idea originalissima, perché è stata già rifatta ampiamente, soprattutto dal mio vicino di casa. Quando abitavo a Via Donato Bramante, accanto a me c'era un professore di educazione fisica e dentro casa aveva questa cosa fatta. Dico, è stupenda. Dice, no, ne ho fatta una, basta. Dico, ma le dovresti fare? Dice, no, falle tu. Ah, ecco, questi cose. Ho cambiato, diciamo, il modo di fare, perché quello suo non poteva andare bene, e allora sono nate così. Ed è un riuso, queste sono vecchie camicie che andrebbero buttate e tutto materiale recuperato. Certo, le camicie sono da montare, purtroppo, quella non si può recuperare. Quindi hai fatto, scusa, anziché usa e getta, usa e riusa, usa, progetta. Tra gli oggetti di design che nascono, il primo è del 1988, è la lampada che sta sotto da tavolo, nera, quella lì sotto, quella è la prima. Grazie. E alogena, perché all'epoca potevano fare solo così. Da lì poi, andando avanti negli anni, il 95 è stato l'anno in cui ho fatto la N1, che qui non c'è, che comunque ce n'è una versione ridotta, che è la N2, che è quella lì fatta, insomma, un po' a gatto, e la testa lì. C'è un motivo. La prima fu fatta in truciolato, la seconda, che è quella che ha lei, perché non è sua, è di Martina, è fatta in MDF a 3 cm, non si sposta, quindi no, basta, un uomo morto per davvero, e quindi è rimasta là. Infatti queste qui che stanno qui sotto sono fatte con compensato, è decisamente più leggero, anche più facile da lavorare, cioè l'MDF non si può dire. L'unica cosa di MDF è il mensolone che sta lì sotto, rubato a casa sua. In genere le opere vengono alle volte riconcesse dai proprietari, gentilmente riconcesse, gentile concessione, purché non sia la sorella, cioè, ecco, poi vedi ecco. E quella è stata appunto l'ultima di MDF, non ho fatto più nient'altro di MDF, perché comunque veramente è pesante, difficile da verniciare, insomma. Le altre cose invece sono tutte recuperate. La cosa a cui sono più affezionato in assoluto è la sedia Delta, che è quella in compensato, che sta di sotto, color legno, quella del multistrato, l'Ocumé, che è quello lì, quello repellente. A quella sono affezionato perché io lavoravo sempre in un garage, che era quello della nostra famiglia, dove abitavamo,
e condividere lo spazio con mio padre sempre lì di sotto a, a lavorare, e mi guardava sempre in cagnesco, no? Spesso entrava e diceva: "Qui che mi rappresenta?" Una mia reazione, no? Una volta mi ha aiutato a fare questa sedia e alla fine disse: "Oh, finalmente hai fatto una cosa bella." Tanto che si fece una foto, che è la foto che conservo di mio padre, che sembra poi il ritratto di Manzoni di Eyez, è identico, perché... ed è poi la foto che abbiamo usato pure per l'ultima che è servita, perché piglia poco, quindi l'ultima foto che ci ho praticamente fatto con mio padre, fatto insieme, eccetera, eccetera. Quindi vedete su quella serie, esatto. Unica per il fatto. Del, ma qui praticamente sono tutti unici esemplari, perché si parte il taglio della, del segreto alternativo con la strada sua, quindi ogni volta è un'esperienza diversa. Di M1 ce ne sono 6 in tutto, anche regalate, ci stanno anche in giro, insomma. Io ne ho 3, le altre 3 sono a spasso. Una ce l'ha lei, una ce l'ha un'altra mia amica e una ce l'ha un mio amico. E l'ho invitata, non è per nulla. Le foto di sotto, le foto, io faccio parte di, dell'organizzazione di questo signore qua. Arriva all'ombrello, perché praticamente ci sono quelle giornate che a Villa Latte si faceva presidio, giornate che piove come adesso, proprio, infatti cade proprio a pennello, diciamo. Pioveva di rotto, non c'era nessuno, io avevo sto ombrello che tra l'altro è ricostruito, perché un pezzo di qua, un pezzo di là, l'avevo comprato dal cinese, poi Jacopo l'ha chiuso, lui ha chiuso il tuo sportello, l'ha spezzato immediatamente, con pezzi di un altro ombrello è venuto fuori quel mostro. Allora giravo questo coso, io chiaramente sono appassionato di far foto e video, che fai? C'è niente da fare, piove. C'è Villa Lante. Ogni tanto guardavamo la parte con Danilo, Stefano. E si vedeva sto ombrello che girava per Villa Lante. Parlavo con l'ombrello, vabbè, tutto sommato, se non fa niente le mani, ce lo lasciamo. Succede. Poi alla fine no, il problema era che lo controllavo insomma in maniera approfondita quando lui andava in qualche anfratto boschivo, mi sembra di dove. Che succede? Mi ha visto male, il tipo abbiamo tirato. Poi alla fine è nato, sì, esatto, cosa sono nate queste foto qua. Poi c'era pure un caso internazionale, perché ci sono quelli dei beni culturali che stanno lì con le telecamere, no? E allora guardavano, dicevo, sta a fare. Perché poi ho anche una foto con l'ombra, con una, accanto alla fontana dei giganti ci sono due statue ai lati. Quella, una è rovinatissima, l'altra invece è integra, c'ha il braccio così, giustamente ho fatto la foto lì, quella reato, plurireato, denuncia, contro denuncia, quindi quella non è stata, non è stata pubblicata, per carità di Dio, però mi avranno sicuramente visto mentre faccio la foto. Avranno visto, e quindi è nata questa idea dell'ombrello. Abbiamo qui la proprietaria di casa che ha avuto questa pia missione di accogliermi. Quando gli ho detto, dico: "Senti, ma se faccio una persona da te, boh, sarà..." E mi ha detto: "Facciamola." Tassativo. Grazie. Grazie Stefano. Un applauso a Stefano. Però adesso parla lei, eh. Sì.